ottenere dei risultati vicini a voi, è semplicemente iscritto agli studismo. E ho scoperto che ho tutti questi risultati qua di soggetti che hanno pubblicato delle foto del loro agriturismo o altro, e io mi faccio una girata a guardarmi tutte queste immagini, appena ne trovo una che può essere interessante per il mio gusto personale, me la esploro e scopro che questo qui è per esempio un sito web che appartiene a un'agenzia che l'ha pubblicizzato. Ok, non è quello che può essere in questo contesto il mio interessamento, però intanto l'agriturismo Nuova Scardua è all'interno di un social e genera un risultato a livello di motore. Pinterest ha avuto anche un'altra peculiarità di agganciarsi perfettamente su Google. Hanno dei risultati, le pagine, le fotografie provenienti da fonti esterne all'interno di Google incredibili, quindi c'è proprio un effetto moltiplicatore. Questa azienda qui, per esempio, ha pubblicato la foto del loro vino. Se io clicco sulla foto stessa, accedo poi all'azienda Donatella Cinelli Colombini. Quindi io ho visto una foto di un vino, l'ho cliccato e sono finito sul sito web. Cosa ha fatto questo test Pinterest da vettore? Allora, Pinterest io ve lo consiglio come, appunto, come vettore, come trampolino di lancio. Avete un agriturismo che ha un bel giardino con una serie di fiori, perfetto, fate una board, i fiori del nostro agriturismo e una foto per ognuno. Poi avete una cantina con dei vini, i nostri vini, boom, con le foto dei nostri vini, vengono tutti targettizzati, vengono tutti selezionati, potete assegnare